Carenza di personale, pazienti parcheggiati in corsia in attesa di essere ricoverati in reparto e il pronto soccorso costretto a chiudere per far fronte al flusso di persone che necessitano di assistenza provenienti dall'intera area metropolitana. Occorrono provvedimenti urgenti, sostiene il Partito Democratico di Pescara, che ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario. C'è purtroppo una lunghissima attesa che non viene smaltita, è successo due volte nel giro di poche settimane che addirittura chiudesse il pronto soccorso perché non riusciva a smaltire l'arretrato. Diciamo che essendo il pronto soccorso più importante d'Abruzzo e uno dei più frequentati d'Italia in qualche modo, ci deve essere uno scatto di reni. Quindi come centro-sinistra nel Consiglio Comunale abbiamo chiesto questo Consiglio Comunale aperto, straordinario. Il personale sanitario del pronto soccorso non solo si occupa di emergenza ma si occupa anche di degenza, perché ormai sono 40-50 persone che vengono ricoverate qui su barelle, ci stanno anche 4-5 giorni come da varie denunce che abbiamo acquisito, senza distanziamento e senza che nel pronto soccorso ci siano gli strumenti presenti invece all'interno dei reparti. C'è anche una questione di competenze tra Regione, ASL, Comune di Pescara, chi può sbloccare la situazione? Intanto io credo che è molto utile discutere in Consiglio Comunale, con un Consiglio Comunale straordinario aperto dove tutti possono intervenire e tutti possono apportare le proprie, diciamo, motivazioni ma anche le proprie proposte. Dopo questo Consiglio Comunale straordinario invece si deve prendere con maturità la palla al balzo e bisogna creare un nuovo modello di gestione. Non c'è un triage avanzato, non c'è un turnover dei posti letti, non c'è un sistema informatico che ci dica quanti posti ci sono all'interno di ciascun reparto in quel dato momento e in quella precisa ora. Il che salvaguarda delle rendite di posizione per i ricoveri in elezione, ma mette in grande difficoltà il personale del pronto soccorso. Gli ex eroi, quelli che hanno affrontato l'emergenza all'inizio e continuano ad affrontarla ancora oggi, purtroppo, fuori da qui non sono considerati tali. All'interno dell'ospedale non sono eroi quelli del pronto soccorso, perché a loro spesso viene riattaccato il telefono in faccia, sia quando cercano posti letto all'interno dei reparti, sia quando cercano un nuovo modello organizzativo del pronto soccorso.